oggi gita un po' fuori porta. Esatto, siamo a Castelsardo. Esatto, abbiamo risparmiato un po' il viaggio perché tanto siamo sempre noi in auto. Una gita in macchina come tutte le altre. Esattamente. E niente, quindi adesso stiamo qua, facciamo un giro anche tra le rovine, tra il borgo. Esatto. E faremo vedere un po' di qualche chiesa. Esattamente. E poi niente, andiamo giù verso le calette, la parte un po' più naturale. E basta, poi ci rivediamo probabilmente alla fine di questa gita. Esatto. Bella. Bella. Bella raga, oggi sono dietro la canoa, gli altri due pagaiano, Albi qua dietro, Phil davanti. E niente, oggi andiamo a Cala Dolce e Cala Vergine. Fino all'anno scorso potevamo arrivarci anche a piedi, quest'anno purtroppo a causa dei lavori all'albergo non lo possiamo fare. Arriveremo in punta di là, aggireremo dietro e sulla costa di dietro ci saranno queste due calette molto belle. Dovremmo fare anche qualche ripresa sott'acqua, abbiamo le maschere. Sto cadendo, aiuto. E niente, vediamo come va. Ci aggiorniamo. Sulla strada del ritorno è stato molto bello, l'acqua bellissima, era di un trasparente incredibile. Alla prossima. Ma noi non sappiamo fare di YouTube. No. Bella, allora, raga. Oggi data 13 ottobre.
2020. Sto finendo di montare questi video. E ci siamo accorti che però manca la conclusione. E quindi niente, siamo professionisti. Porca miseria. E quindi niente, siamo qui adesso a tirare un attimo le somme appunto di questo tour, di questa vacanza. È stata appunto la prima vacanza che abbiamo fatto insieme io e lui per appunto produrre questi video che avete visto. Speriamo vi siano piaciuti. Sì. Noi abbiamo, li abbiamo montati, abbiamo visto. A noi non ci dispiacciono, le riprese sono interessanti. Ovviamente piano piano vediamo anche che stiamo migliorando da soli. Sottolineiamo 2 mesi e mezzo di montaggio. Sì, ma perché dobbiamo avere il tempo, con calma, farlo bene. Intanto registrare altro. Esatto, quindi cerchiamo sempre di portarci un po' avanti quei video. Infatti li pubblicheremo a breve, ma volevamo averne già pronti un po', così anche nel caso non riuscissimo a produrne in questo periodo, siamo già coperti, diciamo, per un certo lasso di tempo. E quindi niente, l'esperienza ci è piaciuta, ci siamo divertiti. Un giorno faremo anche il sud della Sardegna, arriverà, prima o poi arriverà anche quello. Quindi aspettate, non può mancare. Non sappiamo quando. Tra 10 anni probabilmente, però non si sa, però lo faremo, anche perché ci sono delle zone molto belle da vedere, sì. Ci mancano. Non abbiamo visto i fenicotteri, quindi noi smetteremo di far video in Sardegna quando troveremo i fenicotteri. Sì, e però ci dobbiamo andare in primavera allora. Andiamo in primavera. Andremo in primavera. Poi io voglio andare nel deserto che c'è giù in sud della Sardegna e a Chia, che deve essere un posto più a sud, mi pare che deve essere molto bello. E torneremo a Golorizze. Solo per riuscire ad andare. Sì, dobbiamo andarci. Quindi. Per forza. E quindi niente, vi ringraziamo per averci seguito in questa mini serie di video, speriamo che appunto anche i prossimi video vi piacciono, che vi siano piaciuti questi, quindi diciamolo, lasciate un like, un commento così da aumentare le interazioni, iscrivetevi, perché non vi costa nulla, toccate se siete iscritti, così vi arriva la notifichina quando lo pubblichiamo. E... ma per quello ci vuole la campanella. Esatto, anche la campanella, quindi se volete, tanto è carina la campanellina. E Instagram, c'è anche Instagram. Lo lasciamo in descrizione, ma anche scritto qua sotto. E se volete proporci altri posti dove andare, nei commenti sono ben accetti. Tutto. Se volete venire con noi, basta che ci scrivete o i commenti o su Instagram, volentieri. E niente, quindi io direi che per questo video è tutto, per questa serie, miniserie è tutto. E quindi ci vediamo al prossimo video. Enjoy!